campionato torna dopo la pausa pasquale per il Teramo. C'è subito una tappa fondamentale nella rincorsa ai playoff. You were never young, my love. Ecco il suo cross e c'è il gol. Gol della Vigor Lamezia dopo poco più di due minuti con De Luca. Intanto c'è questa palla in mezzo, De Stefano. Che cosa ha mancato Carmine De Stefano? C'è il velo di De Luca, Longoni carica il destro, palo! Ha pareggiato il Teramo con Scipioni, ma... attenzione, c'è un fischio e va sul dischetto il direttore di gara che concede un calcio di rigore. Coletti, rete, pari del Teramo, pari del Teramo al 45esimo. How could I pretend I didn't notice? Va giù De Luca in area di rigore, va giù De Luca, attenzione, cartellino giallo, rosso, rosso per Fabio De Luca. La rincorsa di Coletti dopo il velo di De Stefano, palla in aria, rete, rete, Teramo in vantaggio, Ferrani, Teramo in vantaggio con Manuel Ferrani. Espulso anche Benedetto Mangiapane. Scipioni in aria, c'è in mezzo Bucchi, 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 3-1, 3-1 Teramo, Andrea Bucchi. Il Teramo passa d'autorità al Deportivo di Lamezia Terme, batte la Vigor 3-1. Buonasera, puntata numero 31 di Teramo Channel. Io mi scuso subito per le condizioni della mia voce, ma cercheremo di portare a termine questa 31esima trasmissione, anche perché, cara Caterina, buonasera anche ciao, a te. Ciao Andrea, buonasera. Questa volata playoff per il Teramo è partita molto bene. Il Teramo non è ancora dentro la zona playoff, ma era importante non perdere terreno dal Poggi Bonzi, vincere alla Lamezia. Lo si è fatto anche, direi, in maniera convincente in una gara che è stata una vera e propria giocata in una vera e propria bolgia, quasi una corrida. Abbiamo ospiti importanti. Già Andrea, infatti di tutto questo e molto altro parleremo, contando che comunque il Teramo già guarda avanti, perché avanti c'è l'Arzanese, per cui già è al lavoro la squadra. Noi, come detto tu, siamo contentissimi di questa stravittoria, strameritata vittoria del Teramo. Grandi ospiti anche questa sera. Vi ricordo però prima di tutto la possibilità di poter interagire con noi inviando un sms al numero di cellulare 392-623-7060. Dicevi bene i nostri ospiti, che prima di presentarvi però devo ovviamente, doverosamente salutare lui, il nostro ospite fisso, mister Antonio Luzzi. Buonasera. Ciao mister. Invece te con la voce sei messo bene stasera. Che per tu, eh? Mancavano i violini. Sta benissimo. Mancavano i violini. È andato gentile. Lo vedo già in forma il mister. Introduzione è piaciuta. Bene, bene. Dicevo, i nostri ospiti, grande parterre, ve lo vado subito ad illustrare partendo da lui, dal bomber del Teramo Calcio, Andrea Bucchi. Buonasera. Ciao Andrea. Buonasera. Altro protagonista di questa stagione del Teramo Calcio, il difensore Stéphane Chauvet. Buonasera, buonasera. Bentornato. Quindi, gli ingredienti ci sono tutti? Assolutamente sì. Mancate solo voi, ci vediamo qui, a tra poco, dopo la pubblicità. We'll be right back.
Di nuovo buonasera, puntata numero 31 di Teramo Channel. Mi corre l'obbligo di salutare la nuova coppia tecnica da questa sera, Gilberto Marinozzi in regia, Ivore alle camere, che supporteranno appunto tecnicamente questa 31esima puntata di Teramo Channel. E io passo subito la palla a Caterina. Grazie. Assist. Grazie Andrea. Io mi rivolgo direttamente ai nostri ospiti, ovviamente innanzitutto ad Andrea Bucchi. Volevo chiedere prima di tutto come stai? No, sto bene, niente, adesso speriamo che da qui alla fine si riesca a dare un po' di continuità, soprattutto a livello fisico, perché quest'anno abbiamo passato tutti i colori, quindi speriamo bene. Infatti, in proposito, ti volevo chiedere che stagione è stata questa per te, visto i tuoi infortuni, come l'hai vissuta e quanto è stato amaro spesso guardare con la voglia di entrare in campo? Beh, quando non giochi è dura, è sempre dura, però ecco, diciamo, se uno vuole guardare anche sotto aspetto positivo, diciamo, è andata pure abbastanza bene, perché quando ho giocato sono riuscito abbastanza bene da gol, quindi diciamo è andata male, ma poteva ancora andare peggio, no? Però per di tutto uno vorrebbe sempre giocare, però purtroppo fa parte del mestiere, gli infortuni, bisogna sempre prenderla, diciamo, con filosofia e andare avanti, dai. Cosa pensi di tutti coloro che hanno asserito che magari la tua presenza in campionato avrebbe forse cambiato le sorti? Visto che tutti l'hanno detto, ora che sei qui protagonista vorrei proprio saperlo da te. Ma guarda, io penso che sinceramente il Teramo quest'anno ha fatto vedere che giocando di squadra si può prescindere da tutti, nel senso che tutti sono importanti, nessuno è indispensabile. Quindi penso che la squadra del Teramo quest'anno abbia fatto un cambiamento straordinario. Infatti siamo arrivati a 5 giorni dalla fine, che abbiamo raggiunto la matematica salvezza, e stiamo lottando per un qualcosa di straordinario, quindi penso che abbia fatto tutti quanti, e questo merito anche a chi magari ha giocato meno, perché va fatto un plauso soprattutto a quelli che ha giocato meno, perché siamo sempre fatti trovare pronti quando sono stati chiamati, e non è facile. Sì, sì, questo è verissimo. Invece Stefano, anche tu sei d'accordo con Bucchi? Certo, io sono d'accordo con lui, perché abbiamo fatto bene, si vede giustamente la classifica, abbiamo dato tutto e mo non è finito e non ci vogliamo fermare qui, quindi continuiamo sempre ancora a vincere. Invece volevo chiederti, ultimamente ti ho visto qualche volta in tribuna, no? Quanto questo ti pesa, questa scelta del mister? Vabbè, la scelta il mister la fa lui, quindi questo non ci devo pensare. Io devo pensare sempre a allenarmi, e quando mi chiamerà a giocare dovrebbe sempre essere pronto. Certo, grazie. Prego. Allora, io voglio coinvolgere il mister e lo faccio con l'ausilio di alcune immagini, perché sapete che il servizio ci è arrivato un po' tardi domenica, peraltro non era neanche completamente esaustivo, ci sono delle cose che magari vogliamo rianalizzare meglio, quindi appena Gilberto Marinozzi è pronto vediamo queste immagini. Mister, che lettura dai di questa partita? Ma io ho visto la televisione, perché la partita l'ho vista quasi tutta, anche se ho dovuto litigare con mio figlio per vedere un film. Comunque, chi voleva vedere tuo figlio? Ma chi, Michele? Il film della Pascia. Ma no, Michele? No. Però Michele, se è così, io sabato lo che vedo. Devo dire, il gol che ha fatto la squadra avversaria, mi sembra che Serraiocca abbia fatto la bugia. Comunque, ha sbagliato il tempo di uscita, l'ha preso, comunque, sì, vabbè. Penso che abbia staccato col piede sbagliato, penso, non con l'interno, ma più che l'esterno, mi sembra. Vero anche che la traiettoria di Longoni era molto tesa. Tempo, è andato fuori tempo. Molto tesa. Sì, era teso. Però, insomma, fino adesso ci ha salvato anche in tante occasioni, un gol anche per me. Poi, niente, ho visto una prestazione molto buona di Coletti, ci andiamo a vedere individualità. Non perché ha fatto il gol sul rigore, perché, insomma, ho visto abbastanza tosto. E la squadra, l'avversario è molto difficile, perché in secondo tempo, da quello che ho potuto vedere, andavano a caccia non del pallone ma delle gambe, quindi non giocavano più, e era un'azione, diciamo, intimidatrice per far sì che il Teramo potesse innervosirsi, potesse, diciamo, concedere i palloni. Invece il Teramo si è mostrato abbastanza battagliero, è stato avvantaggiato dall'espulsione, però diciamo che l'ha meritata la partita, che dopo tutto loro sì, hanno con Longoni, che l'argentino è anche bravo, fra parentesi, ha fatto un'azione anche buona, mi sembra che ci sia stato un palo pure, sì, una cosa del genere, ecco, deviato. Sì, però loro devono vincere per forza, perché 34 punti, sanno che devono giocare col Chieti, con l'Aquila. Un calendario bello tosto. Avevano la partita loro in casa come Teramo, devono approfittare di vincere per forza, perché adesso, sai,
la strada è ancora più ispida. Più questa, allora, un attimo. Quando riguarda dopo... No, fammi interrompere. Chiedo a Gilberto di farci vedere il filmato della Moviola, perché abbiamo alcuni episodi, perché comunque ci sono state delle situazioni abbastanza ambigue in questa partita. Intanto, questa non l'abbiamo mostrata domenica, una ghiotta palla gol del Teramo sull'1-0 con De Stefano, che non riesce a centrare la porta sull'assist di Ambrosini. Poi qui c'è gol di Scipioni, ma l'arbitro cosa fa? Dà il rigore al Teramo, cioè non applicando il vantaggio. Secondo me, in un'intervista che Scipioni ci ha lasciato, bisogna rivedere bene l'immagine, perché già a terra stanno i due, oppure dopo che ha fatto gol. Allora, fammi completare questa cosa, mister, perché oggi Scipioni in un'intervista ci ha detto che l'arbitro gli ha detto a sua volta: ho sbagliato, avrei dovuto dare il tuo gol, ho fischiato un attimo prima e quindi devo dare il calcio di rigore. Ma quello già stava a terra, però. Sì. Evidentemente l'arbitro appena ha visto quel contatto, secondo me è intervenuto sulla caduta e non sul gol. Sì. Però lì il vantaggio per il Teramo era avere il gol subito, perché poi se il rigore lo sbagli, buonanotte. Solitamente si dà. Ha fatto uno X l'arbitro. Andrea, su questo episodio? No, sono d'accordo con quello che dicevi tu, nel senso che lì di solito l'arbitro dovrebbe dare il vantaggio, se poi non si concretizza fischi rigore, perché come dicevi tu, il rigore bisogna sempre tirarlo. Poi si può pure sbagliare, no? Quindi sarebbe stato un doppio svantaggio. Diciamo, vedi, quello è già sta a terra, vedi? Quello prima che colpiva di testa Scipione, lui già aveva in mente di dare il rigore. Senti Andrea, che clima avete trovato? Ti dico questo perché stiamo per vedere altre immagini che saranno quelle delle espulsioni di due giocatori importanti, due giocatori d'attacco, due giocatori anche carismatici come De Luca e Mangiapane. Questa è la prima ammonizione di De Luca a inizio ripresa, fallo su Ferrani, e ne aveva fatto uno molto brutto anche nel primo tempo ed era stato graziato. Poi ammonizione su Ferrani e quindi questo fallo. In realtà probabilmente è stata fischiata una simulazione di De Luca, ma vedete Serraiocco, che forse ha ragione, dice all'arbitro: ha preso con la mano, perché De Luca qui, se ci fate caso, in questo momento tocca la palla con la mano, se la porta avanti e poi cade, quindi potrebbe esserci anche quest'altra interpretazione. Tu mister, che cosa dici? Penso che più che altro lui ha cercato il contatto, poi si è buttato, cercava il contatto con Ferrani, mi sembra. Speranza, che con Ferrani. Andrea? No, e quello che diceva l'arbitro, come diceva i compagni in quel momento, ha detto che è stato ammonito per farlo di, diciamo, simulazione. L'arbitro di spalle, come faceva a vedere il braccio? Se lo vedeva l'assistente di lui? Poi è talmente attaccato lì che non fa, neanche l'avrà visto, perché visto com'è, poi si lui stava vede dietro le spalle. Accentua molto la caduta. No. De Luca, che insomma sentiva particolarmente la partita, lui come Mangiapane, non a caso espulsi. Ho detto, onestamente abbiamo trovato un ambiente un po' nervoso, perché sin dall'inizio subito hanno cercato subito di metterlo un po' su, diciamo, sulla la cagnara, no? Diciamo, senza nessun tipo di motivo. Infatti fatto sta che erano i due più nervosi che tutta la partita, che hanno un po', diciamo, rotto le scatole all'arbitro. Infatti penso che anche questo abbia influito sulle loro espulsioni. Ecco, dopo questa espulsione arriverà il doppio cambio del Teramo, il gol di Ferrani e poi ci sarà la seconda espulsione per quella per Mangiapane, che ha preso due gialli per proteste. La prima protesta sul rigore del Teramo e la seconda per un fallo che non abbiamo visto lì sulla tre quarti, quindi due gialli per proteste. E poi abbiamo rivisto il terzo gol, Scipioni parte in posizione chiaramente regolare, tattica un po' suicida della Vigor, lancio di Coletti, Scipioni parte in posizione comunque regolare. Mister, fuori casa è meglio avere questi arbitri qua, insomma, che non ne sentono una merda, ce l'ha dato, insomma, diciamo. Tu dici che non è stato casalingo e quindi no, però è stato imparziale fino a un certo punto, poi però non si è impaurito, ha portato avanti la partita in modo, diciamo, scientifico, nel senso ha visto i falli e li ha castigati. E poi Mangiapane si conosce, ha giocato a Teramo e me lo ricordo che insomma non era uno stingoli santo, insomma. Assolutamente. Si mette sempre vicino all'arbitro e comanda le partite, capito? Quindi cerca di all'arbitro, vai qua, vai là, muovi vieni qua, muovi vieni dietro, capito? Dirige. Evidentemente quello si è scocciato, ha protestato e l'ha mandato fuori. Stefano, è una prova di maturità questa comunque del Teramo, perché ora ci sono queste sei partite che diventano cinque dopo l'impegno di Lamezia, e serviva un segnale da parte della squadra che insomma si può restare in corsa fino alla fine. E bisogna superare delle tappe così ardue come ad esempio Lamezia. E certo, il campionato non è finito, ci sono squadre che credono ancora a pensare a fare bene come noi, e quindi giocano la partita come se era l'ultima che poteva salvare. Quindi è normale che troviamo sempre partite
dove i giocatori pensano andare forte, noi dobbiamo pensare alla stessa cosa, che non è finito e che dobbiamo continuare a cercare i punti. Ma conta anche l'aspetto, diciamo, psicologico, perché si è detto il Teramo finché non ha raggiunto quota 40-41, c'era soglia salvezza, c'era un po' di ansia che si è vista con l'Aversa. Magari ora quest'ansia non c'è più, si gioca un po' più mentalmente liberi. Tu pensi che possa essere una lettura corretta? Sì, possiamo dire che siamo un po' più tranquilli perché abbiamo raggiunto un obiettivo che era prima salvarsi e adesso pensiamo a andare ai playoff perché lo possiamo fare. E quindi è normale che ci siamo un po' più liberati a livello del gioco. Andrea, cosa pensi di questa lettura? No, penso che, come hai detto bene, cioè abbiamo raggiunto la salvezza, quindi dobbiamo, tra virgolette, essere più tranquilli sotto quel punto di vista, e può essere, dobbiamo sapere che queste 5 partite per noi possono significare raggiungere un obiettivo veramente importante, perché non ricordiamoci che siamo sempre andati in promossa, che si è salvata a 5 giornate d'anticipo, quindi penso che abbiamo fatto qualcosa di importante e che possiamo finire ancora in meglio. Allora, come a Pontedera, il Teramo a un certo punto ha giocato la carta delle due punte pesanti, Pucchi più Olcese. È successo a Pontedera ed è andata bene perché poi il Teramo ha raggiunto il pareggio, se non ricordo male testa di Olcese e poi tapin di Bucchi, e in questo caso la vittoria è arrivata con l'innesto anche di Andrea oltre che di Fabio Foglia. Olcese si è procurato la punizione, sì, che ha dato il gol di Ferrani e poi c'è stato il gol di Andrea. Tu pensi che questa possa essere anche una soluzione applicabile sin dall'inizio, anche se il campionato ormai è nella parte finale, il mister è stato sempre molto lineare e deciso su questo 4-3-3? Ma lui all'inizio mi sembra che non faceva il 4-3-3, Roberto, mi sembra. Tu poi mi sembra il 4-2-3-1, mi sembra che forse mi forse sembra forse a luglio diceva 4-2-3-1. Ma niente, lui può fare qualsiasi modulo perché c'ha la mezza punta, c'ha gli azzetti, può svariare, può giocare a rombo, può giocare, ma lui ha fatto una scelta e quella va avanti con i disegni di gioco che ha impartito ai ragazzi, quindi inutile adesso. Certo, Olcese e Bucchi insieme possono giocare perché uno prepara l'azione e l'altro la finalizza, in particolar modo è più freddo Bucchi sotto porta. L'altro, diciamo, che svaria anche a metà campo, aiuta a mantenere la palla, fa salire la squadra e lui finalizza. Prepara l'azione Olcese, però lui è più finalizzatore, diciamo, a Bucchi. Noi l'abbiamo avuto nel congelatore, beh, l'abbiamo messo a Bucchi, poi ci serve per i playoff, l'abbiamo ricacciato. Non è che siamo messo nel congelatore. Senti, che margini ci sono di coesistenza con Emiliano Olcese? Cioè, se tu dovessi giocare insieme a lui, come vedresti la tipologia di intesa, cioè uno più bravo a fare cosa e l'altro a fare cosa? Ma guarda, sinceramente penso che se c'è la volontà in primis dei giocatori si può sempre trovare la soluzione migliore, poi normale, ognuno magari ha le sue caratteristiche e bisogna magari cercare di mettersi a disposizione anche dell'altro, no? Però penso che potremmo tranquillamente coesistere. Vorrei dimenticare pure che ci sono anche altri attaccanti, come dicevi, giustamente il mister, ci sta Iazzetta, che ci sta Paterno, ci sono tantissimi giocatori gli altri, che potrebbero fare benissimo anche loro, perché te l'ho detto, abbiamo un parco attaccanti che chiunque giochi possa far bene, quindi e penso che ci sia anche una duttilità di tutti per poter giocare con tutti. Ma io mi riferivo a quella partita lì, perché può fare 4-4-2, può fare qualsiasi modulo, però sai, per non stravolgere le sue idee, ormai ha sposato quello, fino adesso sta andando bene, continuerà così. Chiaro. Però l'alternativa c'è sempre. Bene, ed ora il consueto appuntamento con la nostra rubrica Parole di Carta. Ecco, Parole di Carta, qui il Corriere dello Sport, tante sufficienze per il Teramo, spicca il 7 per Tommaso Coletti, c'è un 6,5 per Ivan Speranza, poi per il resto pagelle abbastanza uniformi. Andiamo a vedere la prossima immagine, Teramo colpo alla Lamezia, qui siamo al centro, playoff vicini, subito sotto i biancorossi pareggiano sul rigore e nella ripresa approfittano del nervosismo dei calabresi, 2 espulsi. Andiamo ad ascoltare, a vedere cosa ha detto nel dopo partita il tecnico del Teramo Roberto Cappellacci, bravi e aiutati dagli episodi. Queste le dichiarazioni di Cappellacci. E poi ancora ci sono le pagelle del centro, anche in questo caso,
possiamo vedere, sufficienze piene per Ferrani e Scipioni, uno autore del 2-1, l'altro autore dell'assist e del gol annullato in occasione dell'1-1. Possiamo vedere anche la seconda parte, Bucchi subito gol, spietato la definizione. Penso che sia la tua esultanza quando hai fatto quello alla San Benedettese. Può darsi. Penso, così a occhio e croce. Qui c'è un'esultanza di Ferrani, non so se è riferita a un gol di quest'anno, a uno dell'anno scorso, forse a Trivento, però c'è anche lui molto spiritato, Manuel, in questa foto. Sei e mezzo per Coletti, ci sono insufficienze per Righini, che era al rientro, e per Emiliano Olcese, 5 e mezzo. Andiamo avanti a vedere il Messaggero. Teramo in rimonta, sbanca Lamezia. Coletti sul rigore risponde al gol lampo della Vigor, che poi resta in 10. Nella ripresa Ferrani e Bucchi stendono i calabresi traditi dal nervosismo. Quindi c'è unanimità, insomma, nella lettura da parte dei quotidiani. Andiamo a vedere le dichiarazioni del dopo partita con Cappellacci. Il premio per il lavoro della squadra, dice il tecnico biancorosso. Poi abbiamo le dichiarazioni anche di due marcatori di giornata. Ferrani: noi bravi a tenere i nervi saldi, gli avversari erano molto nervosi ma siamo rimasti tranquilli. E poi, se non ricordo male, c'è la dichiarazione anche di Tommaso Coletti: la nostra arma sarà la spensieratezza, dice Coletti, anche un po' riferendosi a quello che è il discorso che abbiamo fatto in precedenza. Salvezza archiviata, è ora liberi di pensare a questo obiettivo ambizioso. Andiamo avanti, anche qui le pagelle, 7 per Coletti, 6 e mezzo per Speranza, 6 e mezzo per Olcese, poi tutti 6. Andiamo avanti, c'è il tempo, se non ricordo male. Il Teramo impone la sua legge sul campo del Lamezia. I biancorossi liquidano con un netto 3-1 i padroni di casa e adesso guardano con fiducia la qualificazione playoff. Vediamo cosa dice la città di oggi. La grande ammucchiata playoff, 4 squadre in 3 punti. Ora il Teramo mette nel venino anche l'Aquila. Coletti, ottimismo e fiducia. Se continuiamo così li facciamo di sicuro. Poi ancora a chiudere, occhio al calendario, rosso-blu a pieno d'accia e poi con il Poggi Bonzi accadrà questo tra rispettivamente 3 e 4 domeniche. Il Mediano dice: può succedere di tutto, pensiamo solo a noi. Mister, Teramo deve pensare solo a se stesso? Ti ripeto sempre, alla fine alla noia, che non credo alle pagelle, perché è uno sport collettivo, mi sembra in nostra scuola col professore che mi dice la pagella, insomma. Cioè, quello è un gioco di squadra e naturalmente se Bucchi fa gol è il merito pure del centrocampista e della difesa. Quindi voglio dire, per modo di dire, no? Cioè, è il risultato di tutto un gioco che partecipano tutti. Allora c'è Cappellacci il voto non lo mettete mai, non ho capito. A Cappellacci il voto non c'è. Gli allenatori i voti non li prendono. Tu che voti le avresti messo a Cappellacci? Ha vinto fuori casa, la squadra ha giocato bene, un bel 7 ci sta pure, no? Okay. No, la firma di Luzzi su. Però te lo dico perché ho visto un giornale, non so quale testa, che dice 5,5. A chi? Il Cappellacci. Ah, per questa. Ritrovalo un po', fai in tempo. No, non ci proviamo. Non l'ho visto da qua perché non ho gli occhi di pernice, ma l'ho letto a casa. Adesso ricontrolliamo, però. C'è un 5,5, mi sembra. Addirittura. Quindi ha sbagliato la lettura della partita il mister. 3-1. Beh, evidentemente, dietro la lavagna dobbiamo mettere. Castigo. Allora, sotto il allora, Stefani, il Teramo deve vedere solo se stesso, deve guardare solo a se stesso o deve pensare anche alle altre squadre, a quelle che sono più vicine magari? Io secondo me deve pensare alle sue stesse, scusa. Perché si pensi a guardare come giocano gli altri, poi ti pensi a un altro modo di giocare che non è tuo e poi ti puoi sbagliare. Quindi penso che dobbiamo pensare come giochiamo sempre, che come si vede stiamo facendo bene e continuare così. Andrea, tu quanto credi nei playoff? Io onestamente ci credo perché comunque sì, abbiamo un calendario abbastanza non facilissimo, nel senso che perché tutte squadre comunque sì, hanno qualcosa ancora da dire, chi si deve salvare o chi deve fare i playoff, quindi l'ultima Sanità. Devi dire pure quelle metà classifica, come sì. Si comportano. Esatto, no, a parte questo, però penso che non è normale che da qui alla fine, essendo dietro, essendo che diciamo, dobbiamo rincorrere, dobbiamo sbagliare il meno possibile, perché quando rincorri non ti puoi permettere passi falsi. Ah, certo. E poi è normale che poi una sbirciata ogni tanto, quello che fa le altre la devi dare per forza, perché sennò. E tu in questa sbirciata, no? Non so se hai dato uno sguardo anche un po' ai calendari, ti sei fatto un'idea su chi possa avere un piccolo vantaggio
o meno. Io penso, ad esempio, se posso permettermi, che chi dovesse affrontare Fondi e o Aversa ha un vantaggio, perché poi per certo. il resto tutte le squadre certo. hanno qualcosa esatto. da chiedere al campionato. Dal Campobasso, terz'ultimo ora, fino a chi deve lottare per i playoff come il Teramo. Sì, però... io penso che quelle che stanno sopra, per me l'Aquila, avendola vista e poi avendo l'organico, è una squadra di quelle che può, basta poco per accendere la miccia, perché è una squadra veramente forte, con vostri giocatori eccezionali. Forse ora la miccia si è accesa, ma in senso contrario. Sì, c'è un po' di nervosismo, perché forse dai, loro speravano e avevano tutte le potenzialità per fare magari ancora meglio, per stare più in alto. E le altre due, Poggi Bonzi e l'Aprilia, speriamo che qualche passo falso lo facciano, così magari li possiamo sorpassare. Un mister volevi aggiungere? No, io sono d'accordo con lui, me l'ha tolto la parola. Cioè, quindi cosa pensi? Che c'è una squadra che ha un calendario un po' migliore dell'altro? No, perché il fatto che hai detto prima, ad esempio l'Aversa domenica, il Poggi Bonzi ha sofferto fino alla fine, ha segnato a tempo scaduto, no? Quindi sono anche i giocatori. Poi vediamo anche come. Anche il Fondi, ad esempio, l'Aversa e queste squadre qua, hanno ragazzi che vogliono mettersi in evidenza perché devono trovare squadre. Quindi, specialmente se sono giovani che vengono messi così, e quindi non c'è una partita facile, assolutamente. Direi che l'Aversa ha fatto la scelta migliore, è chiaro, con la complicità di quei giocatori che hanno deciso di rescindere, però hanno dato spazio a dei ragazzi che hanno voglia di giocare e di fare bene, mentre magari il trentenne che già può avere un mercato non ha interesse a mettere la gamba, a rischiare per l'anno prossimo, non ha stimoli per giocare con una squadra che è già retrocessa. Il 92, il 93 che deve farsi un mercato. Infatti no, perché c'è Bucchi qua, il fratello ne sta pagando le conseguenze a Pescara, con giocatori che insomma sì giocano, però non ci mettono l'anima. Hanno la testa magari altrove. Sì, sono un po' distratti, ecco. Bene, ci separiamo un attimo per una breve pausa pubblicitaria, ci troviamo qui tra pochissimo. Eccoci rientrati, Caterina. Sì, Andrea, allora, hai voluto tornare sul match di domenica scorsa, Vigor Lamezia Teramo, e i nostri microfoni, mister Roberto Cappellacci. Roberto Cappellacci, Teramo che supera l'esame Lamezia, è stata una gara però di quelle toste, non dico una corrida, ma insomma si è giocato in un clima molto acceso. Sì, dai, un clima normale, perché la posta in palio era alta, soprattutto per loro che avevano esigenze di classifica magari più importanti delle nostre. Quindi ne è venuta fuori una partita combattuta. Noi siamo stati bravi, perché al di là che sicuramente gli episodi ci hanno favorito, però noi abbiamo fatto una partita solida, tosta, come ultimamente stavamo un pochino facendo un po' meno. Altri ingredienti di questa vittoria, essere stati più lucidi rispetto all'avversario e aver colpito in maniera chirurgica nei loro momenti di difficoltà? Sì, dai, quello è il caso, perché a ogni espulsione loro abbiamo fatto subito il gol noi, quindi sono partiti che vanno in questa maniera e ti dice bene, quindi, però ecco, da sottolineare, come ho già detto, è che comunque eravamo in partita, eravamo solidi, e mentre ultimamente qualcosa concedevamo, qualche errore di troppo lo commettevamo, invece sto giro siamo stati attenti per 90 minuti. Ecco, ci sono stati rientri di Righini e Bucchi, quali valutazioni fare? Ma dai, sarebbe stata, pensa, la stessa cosa pure se avesse giocato qualcun altro, voglio dire, perché poi questo è un gruppo che si equivale, insomma, anche nei valori. C'è stata già tanta gente che è rimasta fuori, addirittura non convocata, che avrebbe potuto giocare e fare la sua parte come hanno fatto gli altri, quindi questa volta ha rigiocato Righini rispetto alla partita scorsa, ha rigiocato De Stefano e Bucchi, che comunque era importante che ci rifosse dopo tanto tempo, è subentrato e ha trovato anche il gol, quindi ben buon per lui. Per chiudere possiamo dire che nel momento topico della stagione ci si riaffida un po' all'assetto base, agli uomini che hanno fatto il centrocampo titolare nel momento migliore della stagione, diciamo così. Beh, questa è una considerazione che fai tu, perché le vedi tra le linee, tra le righe. Non me ne sono accorto, però in effetti Righini stava facendo bene prima dell'infortunio.
Sì, adesso in effetti mancherebbe ancora qualche altro recupero, perché ci aspettiamo anche un contributo di Petrella in questa parte finale della stagione. Però ecco, l'importante è che la squadra ci sia come ci deve essere, perché avevamo già detto che dopo i 41 punti avremmo voluto cercare di dare del nostro meglio. Questa è una partita che ci ha detto bene, adesso il difficile sarà ripetersi domenica. Veramente l'ultima, Poggi Bonzi che ha faticato con l'Aversa e l'Aquila che si trova nella situazione che conosciamo. Valutazioni da fare in chiave rimonta? Nessun'altra, perché tanto dipende sempre da noi, dai risultati che faremo noi. Quindi noi dobbiamo fare del nostro meglio e pensare a noi stessi. Se questo basterà per arrivare nelle prime sei sarebbe una grande cosa, e se così non sarà, noi non dobbiamo poi pensare di avere qualche rammarico. Eccolo il Leprotto che ci fa compagnia, accarezzato dal buon Tonino. Abbiamo ascoltato le parole di Cappellacci, che non avevamo ascoltato subito dopo la partita di Lamezia, l'abbiamo riascoltato questo pomeriggio alla ripresa degli allenamenti. Andiamo a leggere i primi messaggi che ci sono arrivati da casa, ne sono già tanti, andiamo a leggerli. Volevo fare i complimenti al settore giovanile per l'approdo degli allievi nazionali ai playoff. Inoltre volevo porre una domanda, perché la società della provincia richiedono somme esorbitanti per i ragazzi che potrebbero fare un salto di qualità approdando al Teramo. Le società della provincia di Teramo, società di calcisti, che chiedono somme esorbitanti al Teramo che volesse acquistare i cartellini. Giro tutto a Torino Luzzi, sia per la prima parte. La riserviamo alla fine, sta domanda. Perché giochiamocela subito e dopo ce ne scordiamo. Che devo dire? Certo, la domanda che mi fa il telespettatore. Aspetta, intanto la prima considerazione, i complimenti. L'allievo? Sì. Sta comportando bene la squadra, penso che entrerà nei primi sei per fare i playoff. È un grande merito al tecnico e a tutti, diciamo, i collaboratori. Ma voglio spendere, più che parlare di campo, voglio dare anche un saluto a tutti gli accompagnatori. Perché con dedizione, diciamo, coloro che lavorano nel volontariato sono stati bravissimi, anche per l'educazione dei ragazzi, quando vanno in trasferta abbiamo sempre elogi, e questo vale più forse di una partita, ecco, perché dietro al calciatore c'è l'uomo, dobbiamo far crescere i ragazzi in modo sano. E in particolar modo voglio citare pure un ragazzo che ci aiuta molto, Gianluca Valbruni, che saluto, che si prodiga moltissimo. Ciao Gianluca. Si dà da fare molto, è veramente da elogiarlo, ma anche tutti quanti gli altri, che praticamente sono anche persone mature, che sono genitori, diciamo, che sanno educare i propri figli, anche i nostri ragazzi. E invece sulla seconda parte, quando riguarda la Beretti, siamo stati un non po'... Non la Beretti, il fatto che le società della provincia, società calcistiche, chiedono troppo. Ma per io una cosa dico, una volta quando facevamo il settore giovanile al Teramo, io giravo la provincia e li prendevo con facilità, così Giulianova la stessa cosa, il Pescara. Adesso fanno i raduni, oggi è stato un raduno dell'Udinese a San Nicolò, no? Io sono stato a Capua ieri, in un giro di 50 km c'erano 4 raduni, l'Atalanta, il Parma, il Torino, insomma 4 società di serie A. I procuratori prendono i ragazzi a 12 anni, già prendono la procura. Allora, la Teramo Calcio vede un ragazzo, mettiamo a Basciano, gli dice: vuoi venire a Teramo? Dice: ma il mio procuratore mi deve portare a Genova, alla Sampdoria, a provare. Allora, qua non ci rimane più niente, perché diciamo terreno bruciato. Allora noi dobbiamo far leva, secondo me, sui ragazzi del nostro settore giovanile, dalla scuola calcio lì, fare selezioni, non soltanto il sociale, ma fare anche la parte, diciamo, agonistica, però con istruttori molto preparati, nel senso che portano su questi ragazzi, e ogni anno possiamo cacciare due squadre esordienti, da lì possiamo salire, perché se no si deve cacciare per forza i soldi. Questo è vero. Perché quindi adesso una osservazione adesso, giusta quella che adesso io la constatazione ce l'ho, perché adesso io faccio un foglio, mettiamo, già ce l'ho in mano, non questo, a casa lo consegnerò, 30 secondi, lo consegnerò al presidente Cimini o naturalmente ad Aprile, e dirò: questi sono i giocatori bravi, andate a trattare, perché non ci vado a trattarli. Quindi per far capire le difficoltà che incontreranno.
Allora, se prendiamo quelli di fuori, dicono questi sono malati di estrofilia, dice prendi i napoletani, i foggiani, i baresi, a prescindere, che lo disse l'altra volta, se uno in Alaska è forte lo vado a prendere, non frega niente, perché io guardo il professionismo, non il dilettantismo. Però sto fatto che ci accusano sempre, che noi prendiamo i giocatori di fuori, se vai a pescare, qui c'è Bocchi che può dire anche, può chiedere al fratello se vuole, l'Allievi, la Beretti, tutte le squadre giovanili c'hanno il convitto anche loro e c'hanno un sacco di ragazzi di fuori, mica solo noi. Giulianova pure c'aveva ultimamente i giocatori del convitto. Quindi sei stato esauriente. Hai capito? Assolutamente e questo è un modo di accusarci, in modo diciamo ignobile. Strumentale. Andiamo a vedere i prossimi messaggi. Ci siamo fermati al primo, esatto. Ma ne valeva la pena, dato insomma l'argomento. Abbiamo qui il mister Lusi, che è referente per il settore giovanile. Non scrivete, venite allo stadio. Vero, a maggior ragione, perché tra poco parleremo di del ripetersi di un'iniziativa della Teramo Calcio. Ma ora si gioca alle 15, quindi anche chi è pigro, caro mister, ha il tempo di mangiare e poi... ma mo si fanno la pennichella pure. Sì, beh, allora non va bene. Non va bene perché... Non va bene. Prossimo messaggio, vediamo. Buonasera al bravissimo mister Luzzi. Volevo chiedere l'allenatore Pagliari, il suo curriculum, perché non lo conosco e si dice che viene all'Aquila. Grazie. Caterina, sei bellissima. Massimiliano. Grazie. Pagliari ce ne sono 3-4 di fratelli, non so quale. Pagliari del Chieti. Giovanni Pagliari. Grazie, saluti. Nondino. L'anno che stava a Chieti con Lucifora. Giovanni Pagliari, ex attaccante del Chieti. No, quello è Chieti, quello dici tu è quello Dino. Quello che stava con Lucifora a Chieti chi era? Dino. Quello è stato anche a Lanciano. Ah, quell'altro. Sì. L'altro Giovanni, che sono anche a Perugia. Sono tutti e due bravi. Quindi secondo te potrebbe essere un buon acquisto, ma se sarà sempre sono Pagliari. Quello che stava a Chieti mi sembra un po' più anziano, mi sembra, no? Sì. Più esperto, più forse, più pratico per queste categorie. A proposito, noi siamo sempre in attesa perché anche nel tardo pomeriggio si parlava di certo di Mascio. Sì, però Di Mascio deve uscire dal contratto, col Pescara, quindi quest'anno potrebbe essere problematico. Cioè poi fare come sugli tecnici, sai, io non posso essere esaustivo fino al massimo, perché insomma se parlo bene di uno poi l'altro. Va bene, comunque quello che potevi dire l'hai detto al nostro amico Massimiliano, che aspetta di conoscere il neo allenatore, essendo ormai praticamente al capolinea l'esperienza di anni, ma tutto deve essere ufficializzato. Messaggio, possiamo vedere. Buonasera, ai giocatori del Teramo dico: chi si estrae dalla lotta è un gran figlio. Il Toro. Figlio del sole. Esatto, ecco. Il figlio del sole, quindi vabbè, il senso l'abbiamo capito e i giocatori certo non si tireranno fuori dalla mischia. Che c'è di vero circa l'ingaggio di Lucifora? Non facciamo questi errori, teniamoci stretto di Giuseppe. Chi è che vuole aggiungere qualcosa? Io dico che comunque l'avvocato Lucifora è una persona che è vicina al presidente Campitelli, ma lo è insomma già da diversi mesi. Non è peregrino a bozzare il fatto che ci possa essere una collaborazione, ma chiaramente stiamo ancora parlando di eventualità future che comunque interesseranno semmai la prossima stagione. Quest'anno stagione appunto è in corso, la squadra deve ancora trovare un obiettivo importante come quello dei playoff, quindi comunque se ci sarà questo accordo e c'è la probabilità, questo varrà per il prossimo anno. Prossimo messaggio. Bomber, tieni duro, non ci riabbandonare ancora, con te i playoff saranno certi e chissà che. Puntini. A proposito di infortuni, speriamo di non parlarne più, però qualcuno ha detto, Andrea, che qualcosa c'entra il campo. Tu sei d'accordo? È vero, non è vero, è casualità? Non vorrei farmi nemico il dottor Cantagalli. Aia. No, guarda, con tutto il rispetto e bene per il buon Sabatino Cantagalli. Anche lei lo difende massimo il rispetto, campo. Dico che sicuramente è un campo un po' particolare, negli ultimi, sinceramente, se è molto duro, è un po' particolare, quindi anche quello, non solo quello, ma può anche influenzare anche quello un po' su quello che è un discorso di problematiche. Anche se l'ultimo col Martina è stato forse messo male il piede, non sì, un po' particolare. Sì, con questa distorsione può capitare, però essendo molto duro è come se tu ogni volta rimbalzassi, quindi ti viene tutto duro. Non ammortizzi, esatto. Sì, non ammortizzi. Poi non ammortizzi niente.
Allora, vediamo altri due o tre messaggi, poi parliamo dell'iniziativa per domenica da parte della Teramo Calcio. Contro l'accaduto e contro i gufi esterni rimarremo negli spareggi promozione e li vinceremo. Forza L'Aquila, dice questo nostro amico. Quindi tifosi aquilani che continuano a seguire, e comunque ci fa piacere questo nostro spazio di approfondimento dedicato alla Teramo Calcio. Poi prova testo, va bene. Il testo va bene, quindi puoi scrivere, caro amico, il messaggio se vuoi, perché arriva, è tutto ok. Caterina? Forza ragazzi, non mollate, i playoff sono alla nostra portata, è importante vincere domenica e soprattutto vincere lo scontro diretto con l'Aquila, l'asti che si deciderà la nostra sorte, sempre forza Teramo. Allora, è chiaro che ora tanti guardano a questo Teramo-L'Aquila, ma effettivamente Andrea e Stefan, c'è la gara con l'Arzanese che deve salvarsi, poi c'è la gara di Campobasso, altra squadra invischiata in quella lotta selvaggia per evitare i play-out, quindi è sbagliato pensare così tanto in avanti, Andrea. Sì, anche perché se poi tu stecchi queste due partite rischi di arrivare allo scontro diretto che 7-8 punti non ti serve più. Esatto, quindi dobbiamo pensare partita dopo partita, ora abbiamo questa partita con l'Arzanese che si devono lottare per lottare la salvezza, quindi poi squadra campana, diciamo la immagine un po', sai, quelle un po'. Io l'ho definita oggi genius regolatezza, perché è una squadra che ha anche talento. Sì, esatto. No, ma sicuramente è una buona squadra che quando si devono salvare, poi è normale che quando vanno in trasferta non è che vengono qua. Portarlo tra i denti. Esatto, quindi sarà dura. E poi una alla volta, poi campo basso, poi vedremo come sarà messa con l'Aquila. Giocandole tutte a viso aperto o cercando di bottino pieno. Stefano, tu già stai pensando a Teramo L'Aquila? No, io come ha detto Andrea penso sempre domenica dopo domenica, poi sappiamo che la gente si piace questi, diciamo, derby dentro queste città e quindi sappiamo che loro aspettano di noi un po' di cattiveria in più su queste partite. Bene, allora andiamo a vedere cosa è stato pubblicato poche ore fa sul sito della Teramo Calcio con l'ausilio sempre di Gilberto Marinozzi. Area marketing per le donne ancora ingresso omaggio, quindi l'area marketing e comunicazione del Teramo Calcio informa, stiamo leggendo proprio il comunicato, che nella giornata di domenica 14 aprile avrà ancora seguito l'iniziativa Donne in Bianco Rosso. L'obiettivo rimane quello di promuovere l'afflusso di donne allo stadio, tutte le donne per tutte le fasce di età avranno dunque libero accesso ancora una volta in tutti i settori del nuovo stadio comunale di Piano d'Accio, ad esclusione chiaramente di quello ospiti. Ricordiamo questo insomma un aspetto su cui il nostro amico Alessio Peroni, responsabile dell'area marketing, tiene appunto affinché passi questo messaggio, che bisogna andare, care donne, munite di biglietto allo stadio, e il biglietto gratuito lo si può acquistare o al Teramo Point durante la settimana o la domenica presso il botteghino dello stadio. In nessun altro punto è disponibile il tagliando gratuito per le donne, o al Teramo Point o domenica allo stadio di Piano d'Accio. Noi però abbiamo una sorpresa che ci ha fatto proprio il nostro Alessio Peroni, vero? Sì, infatti l'abbiamo vista prima di là io e te, adesso la proponiamo ai nostri telespettatori.
Peroni. Ecco, quindi insomma il messaggio penso sia arrivato bello chiaro e forte, caro Andrea, caro Stefan. Volete sentire il pubblico, avete sentito il pubblico avversario a Lamezia, ora bisogna sentire il pubblico amico. Beh dai, sicuramente ci aspettiamo che più gente venga allo stadio e più sicuramente per noi che giochiamo è uno stimolo ancora in più. Non che non ci sia lo stimolo, ma ovviamente vedere a domenica lo stadio pieno ti dà ancora una carica maggiore. No? Abbiamo evocato quel Teramo Samb, no? Penso che è stata, oltre ad essere stata una bella partita in campo, penso che sia stata anche sugli spalti, perché penso che è un pubblico di altre categorie. Assolutamente sì. Vero, confermo. Se no dobbiamo fare come in Inghilterra, mettono teste finte. Anche a Trieste. a Trieste. Insomma, tu sei scettico. Con un disco dietro che fa rumore. Non è il caso ora di... Anche col fatto che c'è questa mezz'ora in più. Se non lo sente dentro il tifoso, neanche i playoff. Però si dice che un aspetto è la pigrizia, no? Si gioca presto e quindi bisogna alzarsi dalla tavola subito, scendere. Questo l'ho visto all'inizio, ma cominciano le tre le partite, giustamente. Per scendere dal fatto che insomma il calo è davvero... Ma sì, ma il fatto è che la legge è quella di Maroni, dai, di essere il tifoso, tutto questo casino in Viminale che ha fatto, anche se hanno ragione un po', però insomma non esagerato. Quindi anche questo ti fa passare la voglia. Poi il freddo giù, perché vabbè, adesso arriva la bella stagione, va bene, mister, bella però. Giornata, il venticello che viene dal mare, va bene, però dobbiamo trovare qualche scamotaggio per portare sta gente e spingerla a portarla al campo. Beh, ora c'è però anche lo stimolo della classifica, c'è una squadra che ha dimostrato a Lamezia che è pronta a fare uno sprint per raggiungere, sì, i playoff, quindi girare le macchine deve essere uno stimolo. C'era lo strillone una volta che girava per terra, ma ricordava ai romani che c'era la partita, che molti basket se ne scordano. E poi c'è anche questo fatto economico. Stai dicendo tra le righe che Alessio Peroni ora deve prendersi questo questo grado è bello, però diciamo la praticità, pure le macchine che passavano con il megafono strillavano oggi allo stadio, la mattina passavano, mi ricordo tantissimi anni fa, sì. Beh, ma io sono un romantico, ma è anche giusto così, però era molto incisivo. Mi ricordo Morandi che faceva sto bando. Vabbè, dai, ripeto, se non ti eccita a vedere queste partite qua, insomma. A mio avviso la prima considerazione da fare a questo punto è che arriva la bella stagione, c'è una mezz'ora in più e c'è una squadra che, ripeto, a 5 giorni dalla fine sta cercando questa rincorsa che sarebbe davvero un grande che premio. Poi non è più un'utopia, perché diciamo non può essere un traguardo raggiungibile. Accidenti. Bucchi dice di sì. Bene, nel frattempo io vi interrompo perché ci separiamo per l'ultima pausa pubblicitaria. Tra poco. In questa 29esima giornata di campionato è accaduto davvero di tutto e di più. Ce lo racconta per noi Andrea Costantini. Vede oramai lo striscione del traguardo la Salernitana, i tre punti strappati al Melfi, alla Recchi, consegnano il primo match ball all'11 di Carlo Perrone. Se domenica, dopo aver archiviato la pratica fondi, dovesse arrivare notizia della mancata vittoria del Chieti sulla Vigor, il patron Lotito potrà tirare fuori lo champagne, altrimenti un semplice rinvio. Il 2-1 sul Melfi intanto ha portato la firma del francese David Munar su alla doppietta che ha ribaltato l'iniziale vantaggio lucano di Croce. Chi si sta avvicinando al traguardo, anche se con un po' di fiatone, è il Pontedera. Comprensibile un po' di stanchezza e di logorio mentale per una squadra che dall'inizio dell'anno sta andando ben oltre ogni più rosea aspettativa. Peraltro non era facile avere ragione di una figlia sempre più coriacea. Botta e risposta, regoli corsi nel primo tempo. Il derbissimo tra L'Aquila e Chieti dà ulteriore certificazione della crisi rosso-blu, mentre lanci nero-verdi verso il terzo posto solitario e qualcuno pensa anche alla rimonta sul secondo posto, distante 6 lunghezze. Una gara equilibrata che L'Aquila si fa scappare di mano proprio mentre sembra a suo appannaggio. Carcione sblocca con un eurogol, poi si fa cacciare ed il Chieti ne approfitta con la Pantera De Sousa. Bellissimo anche il gol dell'1-1, ma il dubbio rigore concesso al 90esimo a far succedere il finimondo sul campo del Fattori. Pesantissimo il responso del giudice sportivo, il responsabile dell'area tecnica aquilana Di Nicola, fuori fino al 31 dicembre, squalifiche a testa Infantino, Carcione, De Patre, 3 giornate, Alessandro e Del Pinto. L'Aquila è una polveriera,
contate le ore per il tecnico Ianni, pochi giorni per rimettere a posto i cocci e andarsi a prendere tre punti, in questo momento neanche così scontati, in casa della Vesta, che da canto suo, dopo aver fatto sudare il Teramo, si è ripetuta con il Poggi Bonzi, rischiando anche di andare in vantaggio. Gli attacchi toscani sono premiati solo in zona Cesarini da un autogol sfortunato di Giordani, che rende meno problematico il ritorno in panchina di Fraschetti. Colpo esterno del Teramo che passa in rimonta alla Lamezia, nonostante il gol lampo di De Luca per la Vigor. Il Diavolo però non perde la calma e non si fa coinvolgere dal clima torrido del Dippolito. Pareggia gol rigore di Coletti e quando la Vigor perde la testa, espulsi De Luca, l'ex mangiapane colpisce con lucidità. Il gol di Ferrani è nel mezzo dei due rossi, il tris di Bucchi da poco in campo. La rincorsa playoff, Poggi Bonzi e l'Aquila meno 2, può proseguire. Resta un enigma la zona salvezza, sprecano gli 8 opportunità il Gavorrano che al mal servizio di Matteini si ritrova in doppio vantaggio fino all'80esimo, in gol Carraro e Nocciolini, poi si fa incredibilmente rimontare da un indomito Martina, in rete con Scarsella e poi Gambino, quest'ultimo appena prima del triplice fischio. Due squadre sorridono, Foligno e Arzanese. I falchetti umbri violano il granillo di Reggio Calabria grazie alla ripartenza di Fiordiani dopo 8 minuti. I campani approfittano del calendario e infliggono una cinquina al già retrocesso Fondi. Mattatore e San Domenico, doppietta. Torna al gol anche Fragiello, Divisone e Roghi, le residue marcature. Finisce senza gol al nuovo Romagnoli tra Campobasso e Borgo Abugiano. In casa molisana tengono banco anche le vicende societarie con un possibile cambio di proprietà, ma soprattutto la necessità di trovare quasi 200.000 euro entro il prossimo 14 aprile. Allora, eccoci rientrati. Chiedo a Gilberto Marinozzi di far vedere l'iPad perché ora c'è l'ufficialità per quanto riguarda l'Aquila. Cambio della guida tecnica, quindi esonerato Ianni, però non viene ufficializzato il successore che sarà presentato domani mattina alle 10.30 presso il complesso Panorama. Quindi insomma ci sarà la presentazione del nuovo allenatore con Giovanni Pagliari in testa. Ha fatto come il cardinale che entrava proprio e usciva cardinale, Pagliari. Cioè, quando si annuncia un allenatore subito, sicuramente non lo prende. Che... Quindi, allora, si è partiti da Di Mascio. Pagliari, ora tu hai un nome. Io penso più su Cari. Marco Cari, sì. Pensi? Sì, è stato a Teramo, l'Aquila, sai. Conosce l'ambiente. Vedremo, però, insomma, si dà praticamente per fatto. È un bravissimo allenatore, a Teramo l'ha dimostrato, quindi... Vediamo. Domani mattina, comunque, ci sarà l'ufficializzazione con la presentazione in conferenza stampa. Andrea, da un mese poco più Cristian, tuo fratello, allena il Pescara. Che sensazione è per te vedere tuo fratello in una veste diversa e con un'attenzione mediatica così esposta? Eccolo qui Cristian in una delle recenti, se non sbaglio ieri, conferenza stampa, quindi post Juventus Pescara. Uno, che effetto ti fa? Due, che effetto ti ha fatto vederlo dirigere lo Juventus Stadium? E terzo, chi è più bello? Terzo, chi è più bello? Questo non lo so. No, mi fa immenso piacere per lui, perché comunque sia ha una possibilità importante e so sicuro, conoscendolo, che non farà di tutto per far sì che questa occasione per lui possa essere un trampolino di lancio per intraprendere questa carriera allenatore, perché conosco mio fratello e so che è uno molto meticoloso, uno che non lascia niente al caso. E quando prende una cosa la porta fino in fondo. Tignoso. Esatto, è un carattere molto forte. Per il resto mi fa un effetto positivo, perché comunque sia da poco che ha smesso, quindi già, ecco, che ha avuto questa possibilità è una cosa importante e speriamo che, ecco, possa essere per lui un trampolino di lancio. Io lo auguro con tutto il cuore, ecco. Poi la primavera la faceva giocare bene, però. Sì, mister, sai, poi tu sei stato allenatore, lo sai che poi un conto magari allenare i ragazzi e poi ti rapporti con altre situazioni quando vai in una prima squadra, ci sono altri tipi di situazioni da gestire in maniera diversa, però penso che lui, ecco, avendo pure giocato fino a poco tempo fa, quindi i giocatori, diciamo, ragionano ancora, diciamo, ancora un po' di quella, diciamo, giocatore, esatto, quindi penso che potrà fare una buona carriera anche da allenatore. C'è qualche aneddoto, se vuoi riportare, no, particolare, che ti ha detto insomma in questi ultimi giorni, se insomma avete parlato, perché ne so, qualche sensazione che ti ha riportato della partita di Torino, non so. No, l'unica cosa che penso, che conoscendolo, ecco, mi dispiace più che altro che
magari il fatto che pure so che i giocatori lo seguono e che danno il massimo, solo che in questo momento quando poi prendi quel treno di negatività è difficile, a volte anche pure impegnando, a volte va tutto storto. Ecco, con lui dispiaceva quello, che vedeva i ragazzi che si impegnavano, che davano l'anima. A parte, ecco, la partita di Parma, dove magari la squadra ha fatto una partita un po' sottotono, però anche le altre. Però ecco, purtroppo quando poi è un anno un po' storto, ti va tutto storto e quindi fai fatica. Qualcuno dice, insomma, tra le voci che ci sono state riportate, no? Qualche tifoso ha detto, Cristian, torna tu in campo. Io dico, allora, visto che Andrea continua, lui sta in, è in piena attività, è in piena della maturità, allora si faccia ricorso a Bucchi Junior. No, io ogni tanto sento le sue interviste, sento no, quelle sue, quelle del fratello. Non c'ha più la sua lingua, è uno che c'ha carisma, sì. E quando deve picchiare picchia. Molto diretto, vero? Sì, vuol io ero presente alla conferenza stampa, che ha tenuto dopo la contestazione di Francavilla, sì. Lì pure ha avuto un atteggiamento. Le cose le dice in modo crudo. Molto risoluto, è vero. Chi è più bello, Stefano? Anche se è un giudizio più Caterino, da donna. Dai, tutti entrambi. È vero, se Caterina, scusa. Caterina, chi è più bello? Entrambi, sono bei ragazzi. Entrambi, va bene, non si espone. Non si espone. Però veramente io, quando mi trovo ad assistere alla conferenza di Cristian Bucchi, mi sembra di parlare con Andrea viceversa. Quando hanno riportato almeno? Sei. Va bene, va bene. Torniamo a leggere i messaggi dopo questa piacevole parentesi, questo piacevole excursus. Caterina, parto io o vuoi partire tu? Come vuoi. Vai tu. Dai, ce la facciamo, festeggiamo il centenario con i playoff, magari contro il Chieti. Ubi. Sarebbe. È chiaro che se il Teramo fa i playoff è probabile un derby o con l'Aquila o con il Chieti, quindi sarebbe davvero bello per la nostra per la regione. Certo, la squadra di rivelazione è Teramo e Chieti. Assolutamente. Chieti sì. E Teramo, diciamo. Mettiamo complimenti agli allievi del Teramo Calcio che stanno centrando i playoff. Ecco, gli allievi ce l'abbiamo facendo. Detto prima, non voglio ripetermi, se no si mandano la testa questo. Va bene. Con l'Aquila allo sbando ci credo ancora di più ai playoff. Grande Andrea Bucchi, Javier. A posto, grazie Javier, ci segui sempre con grande attenzione. Ancora, volevo fare un saluto a Mister Luzzi, tecnico competente per il prossimo anno, ci sta qualche novità per il settore giovanile? Non rispondere per troppo tempo, no. Mister, ti chiedo solo quello. Novità, che si intende, giocatori? Non so, novità, è un po' generica. Novità in generale, è molto generica. Beh, non è compito mio, diciamo. Vabbè, non è generica la domanda, non so, non è specifica. Novità in che senso? Magari se poi l'amico ci riscrive e cioè abbiamo un organigramma dove il vertice c'è il nostro presidente Cimini e poi parlo del settore giovanile. È chiaro. Ubi Maior Minor Cesso, naturalmente. Cesso siamo noi. No, dai. Allora. Però dopo appunto l'organizziamo. Mi accorgo che la trasmissione, oltre ad avere un conduttore bravo e preparato, la trasmissione ha anche la donna più bella del mondo. Addirittura. Un saluto a tutti, Paolo. Grazie. Io ti ringrazio, Caterina. Poi. Vabbè. Grazie Paolo, grazie. Volevo completare una piccola chiosa, insomma. Ah, volevi allora usciamo dai messaggi. Volevo dire che dal vertice della prima squadra c'è Cambitelli, poi la cupola parte da Cambitelli, senza dubbio. Sotto c'è il nostro Cimini che dirige il settore vicepresidente che è responsabile e sul cielo c'è D'Aprile, va bene, che fa il direttore generale, quindi da lì si scaturisce, diciamo, in embrione cosa si fa un altro anno, quindi non sono io assolutamente, io sono un dipendente, assolutamente mi attengo alle regole. Prossimo messaggio, visto era bello lungo, adesso lo leggiamo. Vado. Vai Bucchi, torna a trovarci a Sant, ti aspettiamo a braccia aperte. Di te oltretutto il ricordo, il gol vittoria a Civitanova finita 0-1 per la Sant con un tuo gol dal limite. Più ricordo un tuo gol mangiato proprio contro il Teramo in una partita a Sant in cui sullo 0-0 davanti al portiere tirasti alto. Partita poi finita 2-1 per il Teramo con il gol di Arcamone e Gabrieli. Per il Teramo è momentaneo pareggio di Rizzi. Molto nozionistico questo messaggio, molto descrittivo. Ho sentito Stefano che diceva solo. Che vuol dire Stefano? Ah, niente, è una persona che si ricorda veramente bene la situazione che sono passato. Niente.
Non è stato l'unico gol mancato da Andrea nella sua carriera, tu quello devi dire, ce ne sono tanti altri. Chi può aver scritto un messaggio così meticoloso? Ma non lo so sinceramente, forse un tifoso, dai. Comunque sia, a Sant'Egidio sono passati 3 anni. Forse. È stata una bella esperienza e porto col cuore, diciamo, ho conosciuto tanti amici e tante persone in cui sono legato, quindi piazza di calcio, piazza di calcio. Sì, io penso che lì hanno fatto, sono riuscito a fare calcio veramente, fare grandi squadre per la passione di alcune persone che hanno fatto veramente vedere a Sant'Egidio dei bei giocatori, delle grandi squadre, si sono tolte grandi soddisfazioni. Adesso purtroppo quelle persone hanno deciso di fare magari, ecco, di un po' tralasciare il calcio, quindi sta un po' venendo meno a Sant'Egidio quel discorso calcistico, però ho fatto un applauso a questi perché hanno fatto vedere veramente il calcio importante a Sant'Egidio. Io dico che quando vado a Sant'Egidio è sempre un piacere perché è una piazza dove sono personaggi estrosi ma si respira proprio calcio, quindi sono delle persone poi di cuore, queste sono persone di cuore eccezionali. Assolutamente sì, quindi insomma, speriamo che la Sant'Egidio, che non se la sta passando bene negli ultimi tempi del campionato di eccellenza anche con le penalizzazioni, possa comunque venire fuori dal momento di difficoltà. Andiamo avanti, prossimi messaggi. Con tutto il rispetto per Chauvet, ma penso che al momento Cappellacci ha ragione a dare spazio a Scioglioni, visto che è più in palla. Mirko da Sante, da Sant'Egidio, bocchi sulla riga, così. Bravo, vedi che compagni di squadra, insomma. Che roba, tu gufferai un infortunio. Alla prossima, no, assolutamente no. Però Stefano, sono momenti, anche Stefano Scipione ha fatto panchina e tribuna a suo tempo, ora tocca più a lui giocare e meno a te. Comunque ha ragione, è vero che in questo periodo pure io, anche io sento che c'è un, non lo so come spiegare, un momento un po' in difficoltà e quindi cerco sempre a tirarmi su e è normale che il mister fa la scelta di fare giocare Scipioni, che pure lui sta qui a giocare con noi, giustamente sì, quando non va con un altro giocatore. E quindi io niente, sono contento per Scipioni e io cerco sempre a tirarmi su e per tornare il più presto possibile. Senti, quel rigore di Reggio Calabria te lo risogna ancora la notte, no? Forse è quello un po' l'episodio che ha fatto. Non ci penso proprio. Hai cancellato più niente. È il modo migliore per andare avanti e per riprendersi. Assolutamente sì. Prossimo messaggio. Adesso bisogna crederci più di prima. Avanti diavolo. Assolutamente sì, non c'è dubbio. Ok, vediamo, consumiamo gli ultimi perché abbiamo un'altra scheda. Io ho letto, tocca a te. Caterina è semplicemente meravigliosa e io lo so. Grazie, lo so, grazie. Lo so. Prossimo messaggio. Ah, tocca a me. Fraschetti, ex tecnico Poggi Bonzi. Il Teramo perderà a Lamezia, il Poggi Bonzi vincendo ad Aversa sarà già nei playoff. Mitico. No, non so se l'abbia detto veramente Fraschetti, no. Non so. Io ne dubito, magari sarà vero. Buonasera, ma è vero che in questi minuti l'Aquila sta cambiando allenatore? Paolo D'Alanciano, abbiamo appena dato la notizia proprio ufficiale dal sito dell'Aquila Calcio. Domani la presentazione del neo tecnico che non è stato svelato, abbiamo fatto dei nomi, insomma, però non è stato svelato ufficialmente, qualche nome. Ufficialmente sul sito della squadra aquilana. Andrea, sono sicuro che con te stavamo ai playoff. Per favore, non ti rompere più. Ubi. Non penso che sia lui a volare. Lauro Moreo. Caro Baldo. Purtroppo è capitato, speriamo che non capiti più. Poi dicono che i campionati non vengono falsati. Questi arbitri vanno omaggiati e soprattutto se i presidenti non sborsano i soldi per allestire le squadre, questi signori la domenica cosa faranno? Non so a cosa a chi si riferisce. Di L'Aquila Chieti può essere, però non c'è alcun riferimento esplicito. Siamo addirittura d'arrivo, Caterina. Da Lanciano, forza Teramo. Speriamo di festeggiare il Teramo in prima divisione. Lanciano, salvo in B. Alla faccia dei chietini rosiconi. Paolo da Lanciano. Ah, quindi Paolo ha bissato, scrive da Lanciano e segue con simpatia il Teramo. E questo ci fa piacere. Penso che abbiamo esaurito i messaggi, però abbiamo in canna ancora un contributo firmato perché così ci proiettiamo. Sì, così andiamo a vedere la situazione attuale dei nostri prossimi avversari, ovvero l'Arzanese. A
Alla spralotta salvezza sta partecipando su malgrado anche il prossimo avversario dei biancorossi, l'Arzanese. Una squadra condita da troppi alti e bassi, quella dei campani, che in alcuni momenti della stagione hanno dato la sensazione di poter restare al di fuori di questa bagarre, salvo finirci dentro fino al collo nell'ultimo mese. Così, dopo essere stata a metà classifica per tutto il girone di ritorno, la serie di partite con 3 sconfitte ed un pareggio tra la 24esima e la 27esima, oltre ad averla fatta scivolare in zona playoff, è costata alla panchina l'ex tecnico Antonio Rogazzo. Esonero parte seconda perché proprio in occasione della partita di andata di fine novembre, 0-0 il risultato, mentre a Teramo scoppiava la guerra fredda tra società e tecnico, il sodalizio napoletano dava il ben servito a Rogazzo, salvo richiamarlo nel giro di poche ore su spinta dello spogliatoio, pronto ad assumersi responsabilità del momento poco scintillante. Stavolta la svolta tecnica si è consumata fino in fondo e dal 18 marzo la squadra è stata affidata a Giovanni Ferraro, tecnico classe 1969, originario di Vico Equense e con una lunga carriera in Lega Pro, per lo più in squadre campane. Il neo allenatore ha debuttato con un pari a reti bianche nello scontro diretto di Foligno e poi ha battuto di goleada e retrocesso fondi, mettendosi un punto avanti rispetto alle posizioni calde. L'Arzanese è la squadra che ha la migliore produzione offensiva tra le squadre di medio-bassa classifica ed ha molto talento tra le sue file. Potenziale non sempre espresso. Fragello domenica scorsa ha ritrovato un gol che mancava dalla seconda giornata. San Domenico negli ultimi mesi sta ritrovando le giocate che hanno impressionato lo scorso campionato. Anche Mascolo, tornato a stagione in corso, può fare di più. In porta non ha più ripreso il posto da titolare Fiori dopo il grave infortunio patito a ottobre col Borgo Bugiano. Ricca di esperienza la mediana, con elementi come Maschio, Tarascio e Visone. Da prestare attenzione al gioco sulle fasce, dove ci sono altri elementi pericolosi come Florio, Improta ed Elia. Molto possenti le punte centrali, a Teramo un assetto verosimile può essere il 4-2-3-1. Davanti ad Aprea, linea di difesa con Laezza, Caso, Riccio e Funari. Tarascio e Visone mediani, San Domenico, Mascolo ed Elia alle spalle del Panzer Fragiello. E allora, ultimi 5 minuti scarsi di trasmissione proprio per inquadrare l'avversario di domenica prossima. Intanto Stefan, all'andata proprio hai avuto un incontro ravvicinato con Sasa San Domenico, che insomma è il giocatore probabilmente di maggior talento di questa squadra, lo tenesti molto bene. Che ricordo hai di quella partita e di questa squadra? Io mi ricordo di questa partita che il mister giustamente mi ha detto di fare attento a questo, perché è forte, punta sempre all'avversario e niente, quindi ho fatto il mio dovere e sono provato a essere sempre attento e niente. Poi la partita mi ricordo che era difficile verso gli ultimi minuti, che abbiamo sofferto un po' e niente, ma speriamo che questa volta possiamo fare meglio e dare più fastidio a noi che a loro. In effetti fu una partita proprio da 0-0 con la loro spinta proprio negli ultimi minuti. Sì, sì. Andrea, c'è Aprea in porta? Sì, no, mi ricordo quando ero proprio giovanissimo, lui parava a fermo, lo conosco. No, penso che sia una squadra quadrata, che comunque sia, non sarà facile da affrontare. Che poi è una squadra campana, quindi all'indole diciamo battagliere. Battagliere, quindi non sarà assolutamente facile, però ce la giocheremo come dicevamo prima, con la tranquillità di chi magari sa che ha raggiunto un obiettivo, ma che ha qualcosa da raggiungere, e quindi cercheremo di fare massimo per poter vincere. L'Arzanese, mister, cosa vuoi? Io me la ricordo un po', prima infatti stavo parlando con Chauvet, che marcò molto molto bene San Domenico, perché sull'uno contro uno non lo attaccava mai, scivolava dietro, aspettava sempre l'aiuto e si raddoppi. E mi ricordo che lo spostarono pure a sinistra dopo, perché a destra non riusciva a trovare il Pertugio. Per quanto riguarda la squadra, secondo me soffriranno il campo grosso di Teramo, perché loro là c'è il campo stretto e corto, mi sembra. Sì, sì. E quindi erano più battaglieri. Qui invece con lo spazio grosso possono trovare difficoltà. Ma loro hanno un giocatore, Fragello, San Domenico, Figliolo, Maschio. C'hanno buoni giocatori, Aprea pure, come ha detto Bocchi. Quindi guarda, squadra... l'andata non giocò un giocatore che a me piace molto, molto giovane, che è Funari, terzino sinistro, che ha giocato anche a Celano. Ma io non mi ricordo grande... il nome di quel terzino sinistro là che scendeva sempre l'andata. Loro spingevano molto sulla fascia sinistra.
Tomassini? Sì, mi sa che Tomassini, Mancino era. E a destra c'era Laezza, c'è tuttora. Sì, ma attaccano molto sulle fasce. All'andata mancava Funari, che sì, è rientrato, quindi sì, giocherà verosimilmente lui, ed è uno che sa garantire anche lui una buona spinta e una buona fisicità. Sarà insomma una squadra, diciamo, si deve salvare, quindi... I punti pesano doppio, sì, ormai senza dubbio, però noi dobbiamo vincere. Assolutamente sì. Siamo addirittura d'arrivo. Io prima di congedarci rivolgo un saluto e un abbraccio al mitico Benedetto Presante, che l'abbiamo lasciato solo nelle ultime trasferte, ma lui è sempre andato anche a Reggio Calabria e a Lamezia, quindi un forte abbraccio, e tanto per Campobasso non lo lasceremo da solo, insomma, questo è poco ma sicuro. Poi ringrazio anche Ivo Re e in regia Gilberto Marinozzi per la parte tecnica, e lascio il proscenio, come è giusto che sia, a Caterina. Grazie Andrea, io invece saluto e ringrazio i nostri ospiti, calciatori del Teramo Calcio, Andrea Bucchi. Grazie a voi. Stéphane Chauvet. Grazie. Ovviamente il nostro mister Luzzi. Grazie, insieme Caterina. A mister Luzzi vi aspettiamo domenica numerosi e soprattutto numerose allo stadio, e con Teramo Channel martedì prossimo ore 21 su questi schermi. Buonanotte. Ciao Benedetto.